Sono Pazox e ben ritrovati in questo nuovissimo video. E abbiamo un problema serio. Ero pronto a registrare la mia reazione al cambiamento della mappa grazie al mini evento che ci porterà poi alla stagione 7. E quel video arriverà. Ma in questo piccolo video dobbiamo parlare di qualcosa di davvero serio che cambierà per davvero il futuro di Fortnite, ma non in modo bello, perché è una cosa che limiterà non solo noi creatori, ma tutti gli altri giocatori. Come potete vedere, c'è il PEGI 12 una volta selezionata la mappa Battaglia Reale. E fin qui tutto ok. Ed è stata mostrata la nuovissima collaborazione con Omniman, tra l'altro super violento, e qualche skin che arriverà in futuro, come ad esempio la crew. E oltre ad essere cambiato il font, è anche cambiato qualcosa che a tutti non sta piacendo. Soprattutto al sottoscritto. Perché ok la battaglia reale, ma se si vuole giocare una qualsiasi mappa, ad esempio metto questa Deathrun, ok, che è PEGI 3, ed io vado sull'armadietto, non posso più utilizzare le skin che hanno una pistola o che fanno un po' paura. Non so cosa faccia paura Harley Quinn, anzi è una gnocca, ma dato che ha la revolver non posso usare più questa skin nelle modalità UFN o in modalità magari ufficiali che arriveranno in futuro. Abbiamo Lara Croft, non so perché Kratos si possa usare, Deadpool non è possibile usarlo, Eddie Brock che diventa Venom, ovviamente neanche Carnage, nemmeno il caro Calcaderive, neanche il Visitatore, che non porta neanche una pistola poi. Perché il Visitatore dovrebbe essere bandito? Neanche il nostro caro Mida. E tantissime altre skin non possono essere utilizzate a seconda della mappa che stiamo per giocare. Ho provato a mettere tra i preferiti tutte le skin bloccate. Guardate che imbarazzo. Guardate quante skin io non posso utilizzare. Chissà quante altre persone con più skin di me non possono utilizzare. È davvero davvero ridicolo. E questo purtroppo, ragazzi, influenzerà anche le stories e sarò obbligato a limitarle purtroppo soltanto alla mappa della battaglia reale. Cioè, neanche Miascolo è possibile utilizzare. È veramente esagerata questa limitazione. Però Mida Fantasma, che ha anche le pistole, si può usare tranquillamente, è veramente tutto a caso. Perché in caso di selezione, metto lo xenomorfo, ovviamente mi mette la skin default. Ma la cosa assurda è che non solo le skin, anche gli oggetti e persino i caricamenti non si possono utilizzare. È roba da matti questo. Neanche il deltaplano del Cerbero. Ma perché? È un cane a tre teste. Juwick però mi fa ridere che si possa usare. Ok. Quindi ecco, non posso utilizzare il set di Deadpool, non posso utilizzare il set di Bananita. È davvero ridicola questa cosa. Neanche Nathan Drake. Perché è un problema questo? Perché tutte le persone, ovviamente, me compreso, noi compriamo queste cose con soldi veri e dobbiamo avere il diritto di utilizzare la cosa che abbiamo comprato in tutte le modalità che ci pare. Anche se seleziono la mia mappa dell'Isola Swift, che è semplicemente un party reale, dove ci si balla, ci si sta lì a rilassarsi e nient'altro, non si spara in niente, anche qui purtroppo non si possono utilizzare certe skin. Io che ho pagato Bananita sbucciata non posso utilizzare Bananita nella mia mappa. È assurda questa cosa. Quindi per questo, come ho detto prima, purtroppo se continua ad essere così Fortnite con queste limitazioni, purtroppo anche le stories avranno delle limitazioni, perché mi sarà impossibile utilizzare certe skin in certi contesti. Spero che Epic trovi un compromesso per questa faccenda, perché questa cosa bisognerebbe applicarla soltanto agli account minorenni di 18 anni o di 12 anni o di 16 anni. Perché se io voglia, ad esempio, che ne so, a giocare a Banana Tycoon e voglio usare, ecco, e voglio usare Fiaba Estiva, che è una ragazza col cappuccio, non posso usarla, che poi che bella lobby, non posso usarla perché adesso c'è questa classificazione, una skin che ho pagato non posso più usarla. È veramente ridicolo. Questo perché Epic si deve adattare alle collaborazioni, si deve adattare a delle cose che vorrà inserire esterne a Fortnite. E poi non mi venite a dire sotto nei commenti ma la collab non sta rovinando il gioco. Ah no? Guarda un po' cosa succede. Perché Fortnite vuole diventare quel metaverso, vuole diventare una piattaforma
vuole diventare Roblox, ma sta diventando soltanto il nemico di se stesso. Perdonatemi i pazzoidi per questo piccolo video sfogo. Molto presto arriverà anche il video reazione, sarà un video molto più carino, molto più bello. La mia reazione sul cambiamento della mappa della stagione 7. Ah, e anche sulle skin dorate, eccetera, eccetera. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, che sono curioso di leggervi. Noi ovviamente ci vedremo molto, ma molto, molto presto con un dolcissimo e carnissimo.